Ciao, sono Valeria Salvatico, formatore sulle competenze trasversali e coach. Il mio mestiere è aiutare le persone a interpretare con più benessere ed efficacia il proprio ruolo. Oggi mi metterò il mio cappello da coach e ti aiuterò a fare il tuo bilancio personale in 5 passi. Se sei in un momento in cui ti senti un po' demotivato, hai perso la voglia di fare, non sai tanto bene dove guardare, o anche se sei in un momento in cui stai per intraprendere una nuova sfida, probabilmente è proprio giunto il momento di fermarsi. Adesso ti spiegherò quali sono le domande da farti per fare un po' di ordine, per mettere un po' di ordine. Il primo punto, il primo passaggio, è proprio quello di fare pulizia, come quando facciamo pulizia negli armadi. Prima di intraprendere una nuova strada, devi capire cosa c'è adesso e cosa c'è sul terreno. Quindi ti consiglio di prendere carta e penna, fare due colonne, pensare al tuo lavoro e dire: bene, cosa mi dà e cosa mi toglie oggi questo lavoro? Lasciati andare senza censura, butta giù tutto quello che ti viene in mente. Ovviamente poi non farai una somma matematica, ma quando lo rileggerai potrai vedere se ne vale davvero la pena o se forse è giunto il momento di cambiare strada. Il secondo passaggio da fare, sicuramente è quello di guardare quali sono le cose davvero importanti. E per cose davvero importanti non intendo le cose importanti nella tua vita, intendo cosa vuol dire per te fare bene il tuo lavoro. Come coach cosa ti consiglio? Ti consiglio intanto di dare un nome al tuo mestiere, al tuo ruolo. Non il nome che c'è scritto sul tuo contratto, non il nome che c'è scritto sul vecchio mansionario, ma il nome che tu senti di voler dare al tuo mestiere. E poi, quando hai identificato un nome, chiediti: cosa significa per me essere un buon... Ad esempio, cosa significa per me essere un buon designer? Cosa significa per me essere un buon cuoco? Cosa significa per me essere un buon direttore commerciale? E lì vai di istinto, di flusso, e scrivi tutte le cose che ti vengono in mente, preferibilmente concentrati sui comportamenti. Avrai a questo punto una buona bussola per capire come interpretare al meglio il tuo ruolo. Il terzo punto consiste nel mettere a fuoco i tuoi fattori di successo. Cosa sono però i fattori di successo? Di fattori di successo si inizia a parlare nel 2008 grazie a un'intuizione di Alessandro Chelo, che è una delle voci più autorevoli in Italia sui temi della leadership e del talento, che fondamentalmente rende un po' più umano il concetto di talento e ci dice che noi possiamo esprimere i nostri talenti attraverso dei comportamenti, e questi comportamenti sono i nostri fattori di successo, cioè sono quelle cose che ci hanno consentito di ottenere dei risultati che ci hanno fatto stare bene, in cui abbiamo riconosciuto tutti noi stessi. Ecco, questo molto in sintesi sono i fattori di successo, perché si parte dal presupposto che ognuno di noi ha in sé almeno un talento. Solo che usare la parola talento ci potrebbe spaventare un po'. Il talento spesso lo associamo solo a elementi di natura artistica. Invece ognuno di noi ha espresso e può esprimere i suoi fattori di successo. Quindi come fare a metterli a fuoco? L'esercizio è anche qua abbastanza semplice. Ti chiedo di rammemorare, di riportare alla memoria uno o più episodi della tua vita professionale o personale in cui ti sei sentito pienamente soddisfatto di come hai agito, in cui credi di aver dato il meglio di te, e poi chiediti: ma quali sono stati i comportamenti che hanno fatto la differenza? In quei comportamenti c'è il seme del tuo fattore di successo. Se li esprimi con capacità di, quindi in quella situazione ho avuto la capacità di, ad esempio, superare e ripartire, capacità di superare e ripartire sarà uno dei tuoi fattori di successo che potranno da oggi entrare nella tua cassetta degli attrezzi per aiutarti nelle sfide future. Il quarto passo consiste invece nel definire la tua mission di ruolo, o mi piace di più chiamarla all'italiana, la tua missione. Quindi il senso più profondo del perché fai ciò che fai, quello che caratterizza un po' il tuo stile, la tua filosofia e il tuo approccio. Per capire meglio cosa intendo per missione, fammi andare a guardare cosa fanno i grandi. Ti leggo tre missioni molto famose. La prima
organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e utili. Beh, forse abbiamo riconosciuto la Google. Deliziare gli amanti del buono e del bello nel mondo con il miglior caffè che la natura possa offrire, esaltato dalla tecnologia e dell'arte. C'è profumo di illy nell'aria, sicuramente. E poi, beh, insomma, siamo in questo luogo, non possiamo dimenticarci Walt Disney, la cui missione è intrattenere, informare e ispirare le persone in tutto il mondo attraverso il potere di una narrazione senza precedenti. Cosa c'è in queste missioni aziendali? C'è un po' l'anima, un po' il cosa voglio portare nel mondo, il perché faccio la differenza, il cosa succederebbe se nessuno facesse quello che faccio io. Beh, il ragionamento sulla nostra mission di ruolo è la stessa identica cosa. Cosa succederebbe al mondo se nessuno facesse quello che fai tu nel modo in cui lo fai tu? Se la risposta è nulla, torna al punto 1 e riapri gli armadi e fai ancora un po' di pulizia. Se no, sforzati di creare una missione originale. Siamo giunti al quinto e ultimo passaggio. Beh, cosa può essere? Metti in pratica, fallo davvero. E quindi come puoi farlo davvero? Il mio consiglio è di prenderti 2 ore di tempo. 2 ore in un momento in cui non sei disturbato, potrebbe essere un weekend o qualsiasi momento della settimana in cui tu ti senti a tuo agio. In una stanza preferibilmente illuminata, non davanti al PC, ma con carta e penna. E oltre alla carta e penna ti chiedo di prenderti forbici, colla, riviste, un cartoncino, perché quello che ti chiedo di fare, che ti suggerisco di fare, è: riguarda questo video, fai tutti i punti dall'1 al 4 e poi con quello che ti avrà generato dentro, con quella che la tua pancia e la tua testa ti diranno, inizia a sfogliare riviste e fai un collage. Questo collage sarà un ancoraggio al percorso che hai fatto e un simpatico ricordo a cui guardare quando starai perdendo un pochino la bussola. E voglio salutarti con una frase di Henry Van Dyke, poeta e scrittore statunitense dell'Ottocento. Usa il tuo talento qualunque esso sia. I boschi sarebbero terribilmente silenziosi se cantassero solo gli uccelli che cantano meglio.